Passo adesso la parola a Jesolo, credo, a Erika Andretta, partner PwC. Abbiamo parlato con chi ha risposto all'appello per la produzione dei sistemi di protezione, la cui carenza per un lungo periodo ha rappresentato un serissimo problema, soprattutto per il fronte sanitario. Quando a gennaio abbiamo visto che i nostri clienti della moda stavano chiudendo tutti i negozi in Cina ed erano preoccupati per questo e mi chiamavano per capire cosa fare e come, che tipo di azioni mettere in atto, ho pensato subito a cosa fare se questa ondata di epidemia arrivava in Italia. Purtroppo poi dopo pochi giorni sono iniziati a scoppiare i primi casi anche in Italia e da allora ho pensato a cosa può fare il settore che io conosco, con cui collaboro e ragiono tutti i giorni per aiutare questo. E da lì, in maniera veramente semplice, ho fatto un post sui social, su Facebook, ripreso poi anche da giornalisti importanti del settore moda come Paolo Bottelli, dall'influencer importante come Chiara Ferragni, e da lì sostanzialmente è arrivata una chiamata alle armi e più di 400 aziende hanno risposto a questa chiamata alle armi con l'aiuto delle associazioni di categoria di Confindustria Moda e di CNF Edermoda. Abbiamo montato una grandissima impresa a rete che in più di 400 punti sparsi in tutta Italia si è messa al servizio di questa emergenza, donando e riconvertendo le produzioni per poter fare quei dispositivi, dalle mascherine ai camici, ai berretti e ai copricalzari necessari per gli ospedali. Eccoci. Non ti sentivamo. Scusa. Buongiorno, grazie a David per l'invito e grazie a tutti voi e grazie soprattutto alle imprese. Noi ci siamo lasciati l'anno scorso fisicamente, è successo, avete visto dal video, un bellissimo atto di solidarietà e di collettività e di fare sistema. Io volevo ringraziare innanzitutto le imprese perché durante questi mesi hanno dato veramente prova di grande flessibilità, di tempi di reazione velocissimi e hanno veramente aiutato l'emergenza sanitaria in corso, ma hanno investito tanto e volevo innanzitutto iniziare ringraziando la generosità degli imprenditori che durante la pandemia nella prima fase hanno donato più di 5 milioni di dispositivi medici agli ospedali italiani. Siamo qui adesso invece per vedere un po' cosa succederà da ora in poi e quali sono i cambiamenti che ci aspettano. Andrea nella sua presentazione. Eccoci qua. Scusate. Allora. Si vede, vero? Sì. Ok. E vi presento oggi. Allora, vi presento oggi alcune delle nostre ricerche che abbiamo fatto recentemente. E stiamo parlando in particolare delle nostre ricerche, la Global Consumer Insight, che abbiamo fatto pre-Covid e post primo lockdown a livello mondiale in Italia. Vi presento velocemente anche il nostro osservatorio, quindi che cosa dicono le generazioni millennials e generazione Z, di come cambieranno i loro comportamenti d'acquisto e infine
vi ricordate, ho sempre chiuso con l'holiday outlook e quindi cosa succederà nello shopping natalizio negli Stati Uniti, vi riportiamo i dati e le principali evidenze che sono emerse dalla ricerca fatta a settembre. Vediamo se la tecnologia ci aiuta. Se no, eccoci qua. Allora, prego la regia di lanciare le slide. Le lancio io. Le rilancio io. Allora, partiamo dal... Vi dicevo, da quello che è successo a livello internazionale. Questi sono un po' i campioni che abbiamo analizzato durante questo periodo. Non vogliamo parlare di dimensioni di mercato, non vogliamo parlare di come sarà in termini di volumi il mercato in futuro, parliamo di aspetti più qualitativi che però hanno impatto sulle nostre filiere e sul nostro modello di business. Quindi, come diceva prima anche... come si diceva prima, i temi che sono ancora sul tavolo a livello globale, meno nell'area Asia Pacifica e nel Middle East, sono i temi della sicurezza e della salute personale, ma sempre di più le prospettive lavorative e quindi temi legati alla possibile riduzione del reddito sono delle preoccupazioni che portano e porteranno e stanno portando a cambiamenti anche nelle modalità di acquisto, nella scelta dei canali distributivi. Ricordo come oggi siamo in pieno Single Day, quindi un momento importante per capire in Cina cosa succederà e Alibaba con questo importante momento di vendita, non solo dei prodotti cinesi ma soprattutto dei prodotti stranieri e della moda, e quindi siamo anche in una giornata particolare e magari a fine giornata, a fine meeting, riusciremo già ad avere qualche dato su come questo importante momento di shopping. L'anno scorso ricordo che durante il Single Day si è fatturato poco più di 38 miliardi di US dollar in un giorno solo. Cosa succederà anche ai nostri brand che durante il primo lockdown, durante la pandemia, come si diceva, hanno spinto i loro investimenti per essere più digitali ed essere presenti di più su quelle piattaforme che potevano dare un accesso ai mercati di sbocco. Preoccupazioni, quindi la quotidianità dei nostri clienti è cambiata. Si lavora da casa almeno parzialmente, io sono in zona gialla quindi un po' mi posso muovere, chi è in zona rossa come sappiamo se guardiamo l'Italia di meno, però al di là del colore delle zone, il fatto che anche in futuro ci sia una parte più di remote working o di smart working è un qualcosa che probabilmente ci porteremo dietro per diversi anni, se non in maniera, sarà un trend che ci porteremo avanti nel futuro in maniera costante. Ora, come sappiamo, c'è il tema del distanziamento sociale, questo evento ne è la prova, e quindi la difficoltà anche di, se penso ad un negozio fisico, di poter interagire con il mio cliente con la stessa serenità che avevo prima, sicuramente questo fa cambiare anche l'attitudine e gli skill che devono avere le persone dedicate alla vendita. Quindi i temi di distanziamento sociale non vuol dire solo il fatto di avere mascherine e di entrare in un luogo sicuro, ma anche di far sviluppare al personale degli skill diversi rispetto al passato. L'importanza del canale digitale l'abbiamo visto, tutti abbiamo fatto upskilling, tutte le generazioni di tutte le età sulla spesa online o via telefono da quando è iniziata la pandemia, di tutte le tipologie e le categorie di prodotti. Sicuramente l'Italia, che era più arretrata sulla parte, se volete, più alimentare, ha avuto un upskilling più grosso, ma dai numeri che abbiamo visto dell'e-commerce anche nella moda c'è stata veramente un importante balzo in avanti. Che cosa è successo? Noi prima del Covid, quindi con la nostra Global Consumer Insight fatta a novembre 2019, avevamo una propensione agli acquisti molto importante, avevamo il 46% del campione mondiale, quindi quasi 20.000 consumatori in 27 paesi, che avevano dichiarato di voler spendere di più in moda e in fashion nei prossimi 12 mesi. Ovviamente l'emergenza sanitaria ha bloccato tutta questa fiducia e questo slancio, e sottolineo il termine anche fiducia, poi ci ritornerò,
Abbiamo aree geografiche, se penso alla Cina e al Middle East, che hanno reagito più velocemente e quindi dove la fiducia è ritornata ai valori, se volete, di dicembre e di gennaio, quindi pre-lockdown loro. Abbiamo invece l'Europa e gli Stati Uniti che stanno ancora soffrendo. L'Europa poi va a due velocità, abbiamo un'Europa del Nord dove il livello di trust e il livello di fiducia nel futuro è più alto rispetto ai paesi purtroppo del Sud Europa. Tutto questo legato anche alle prospettive di lavoro futuro, quindi l'emergenza e la riduzione del reddito a causa dell'emergenza diventa uno dei temi cardini anche per lo shopping di qualsiasi tipologia di prodotto. Abbiamo visto, ne abbiamo sentito come il comportamento del post-Covid ha accelerato alcuni trend che c'erano già nel customer journey dei nostri consumatori. C'è un'attenzione al prezzo, mediamente a livello globale, qui escluso quindi Middle East e APAC, Cina, spenderanno di meno, queste sono le intenzioni. Cercano comunque un percorso di acquisto più sicuro. E hanno incrementato notevolmente tutto la connessione digitale, quindi siamo sempre più connessi con qualsiasi tipo di device, l'engagement digitale diventa importante, abbiamo visto come i nostri brand della moda già a febbraio, quindi con il lockdown cinese, avevano fatto tanto per poter essere presenti su quelle piattaforme, ma poi abbiamo visto come a livello di sistema, e quindi un grazie a Carlo e a Camera Nazionale, velocemente si è riusciti già a luglio a fare la Fashion Week completamente digitale. Questo per me è molto importante perché, al di là dell'incertezza su come sarà la ripresa economica, il fatto di poter avere un tessuto imprenditoriale che reagisce molto velocemente e che riesce anche a livello di sistema e quindi di gruppi di aziende a poter prendere le sfide che sono le sfide del domani, le sfide del consumatore, quindi riuscire a fare investimenti assieme, condivisi, per poter essere più presenti sul digitale e sui social, sarà uno degli elementi, secondo noi, vincente. Quindi non solo il fatto di avere investimenti come singola azienda o singolo gruppo, ma riuscire a fare squadra. È stata fatta squadra, abbiamo visto prima, con tutta la parte di riconversione industriale, sempre di più sui trend che sono l'engagement digitale piuttosto che il tema della sostenibilità, e arrivo all'ultimo punto, saranno necessari e sono necessari importanti investimenti, si possono fare e bene anche i tavoli, diciamo, distribuiti a livello di associazione di categoria per poter portare la moda italiana a essere differenziante e a vincere queste sfide prima di altri paesi. Quindi digitale e sostenibilità. Che cosa si aspettano i consumatori? Si aspettano che le aziende siano responsabili sia in termini di impatto ambientale sia in termini di impatto sociale. L'impatto sociale, lo vedevamo, era più basso negli anni scorsi, quest'anno è diventato molto importante, soprattutto per le generazioni più giovani, quasi a voler dire che l'impresa diventa un po' il cardine attorno al quale la comunità vuole crescere e vuole affrontare le sfide per il rilancio. Quindi sostenibilità ambientale sicuramente, con tutti gli investimenti nella catena di produzione, nelle catene di fornitura e sul prodotto, ma soprattutto impatto sostenibilità sociale. Andiamo a quelle che sono, parlavo prima di fiducia e quindi livelli di fiducia. In Asia Pacifica abbiamo visto i dati di fine settembre del Chinese National Bureau, abbiamo visto come tutti gli indicatori sono ripresi veramente a livello pre-Covid, quindi abbiamo per esempio un Purchasing Manufacturing Index, che è quell'indice che ci dà la propensione agli acquisti da parte delle imprese, si è addirittura tornato a dei livelli di 2 punti percentuali più alti rispetto a gennaio. Quindi lì hanno avuto un flesso, ma ora l'economia e le prospettive dell'economia corrono molto velocemente. Guardiamo invece cosa succede negli Stati Uniti e quindi iniziamo a introdurre alcuni dati e guardiamo sulla destra rispetto al nostro Holiday Outlook. Abbiamo che dati sono intenzioni di spesa recuperate a settembre, quindi pre-elezioni presidenziali. Ci tengo a dirlo perché
Adesso non so come è mutata o meno la fiducia del consumatore americano, però il 55% dei consumatori ha dichiarato che non voleva ridurre le spese di Natale. Spenderà di più poco, spenderanno di meno e poi vediamo le percentuali, però diciamo mediamente non il 55% che per noi è un dato importante, non vuole ridurre le spese di Natale. E sempre sugli Stati Uniti la spesa media è scesa, prevista, è scesa ai livelli del 2016 e la cosa interessante è come adesso abbiamo delle generazioni, abbiamo sempre parlato dei millennials che ormai hanno 41 anni, quindi stiamo parlando comunque di una fascia che inizia ad avere famiglia e viene introdotta anche nel mondo lavorativo. I millennials saranno il top spender dai 25 ai 38 e poi abbiamo le altre generazioni. Vedete, quindi spenderanno di più rispetto alla media del campione. Quindi grossa attenzione alle generazioni, grossa attenzione ai canali distributivi. Poi vedremo il tema dei department store che, come sappiamo, per il settore della moda negli Stati Uniti ha subito e sta subendo una profonda crisi e trasformazione. In Italia, quindi dagli Stati Uniti ci rispostiamo in Italia i nostri millennials e le nuove generazioni che cosa ci dicono? Iniziano a riconoscere di più rispetto al passato. Mi ricordo, mi pare 5-6 anni fa, che con Carlo è stato fatto il primo summit di Camera Nazionale della Moda e parlavamo di questi temi, il riconoscimento del valore del Made in Italy, cioè il comprare italiano da parte del consumatore italiano si era meno sentito. Allora poco, ora sempre di più. Quindi sta tornando questo tema valoriale, l'attaccamento anche al prodotto italiano. Vedete le percentuali che sono cresciute molto rispetto all'anno precedente. Proprio questa sostenibilità sociale e il ritorno al comprare italiano è uno dei temi molto forti nelle nuove generazioni, perché dà come valore la qualità e la sicurezza dei prodotti. Quindi non è solo un tema di riconoscibilità del brand e dell'azienda che produce, ma c'è dietro già il fatto di sapere che quell'azienda può dare dei prodotti che sono qualitativamente superiori rispetto ad altri, ma sono prodotti sicuri. E il tema della sicurezza è uno dei temi che abbiamo visto, parte da quella sanitaria, ma arriva sempre di più su quello che si mangia e sui prodotti con cui ci vestiamo tutti i giorni. Velocissimamente, post-Covid, quindi i consumatori aumentano, e ne si parlava dello shifting dei canali, aumentano sicuramente gli acquisti online a discapito degli store. E qui abbiamo, vedete, l'Europa 39%, Cina 60%, la parte del Middle East siamo sul 58%. Quindi abbiamo paesi dove la parte del digitale è cresciuta e sta crescendo molto rapidamente. L'Europa un po' più indietro rispetto alla conversione su questi canali, ma ovviamente servono investimenti. Ci sono piattaforme già presenti, ma c'è un consumatore anche già più abituato a fare gli acquisti online rispetto al fisico. C'è l'aumento dello shopping da smartphone, quindi questo diciamo device che utilizziamo tutti i giorni, che durante la pandemia, ma anche adesso che siamo in lockdown o pre-lockdown, ha la nostra attenzione massima e dove spendiamo molto del nostro tempo per informarci, per scambiare opinioni, ma anche per lavorare, sempre di più sta diventando, grazie anche alla tecnologia che ci abilita schermi grandi e possibilità di fare shopping facilmente, anche la conversione, quindi anche l'aumento dello shopping da smartphone è importante e lo sarà sempre di più in futuro. Quindi una grossa attenzione ai device. Vi ricordate, l'Italia, tra l'altro, è uno dei paesi assieme a Singapore ed altri dove abbiamo la più alta penetrazione di smartphone per abitante. Lo shopping online sarà anche il vincitore del Natale 2020, questi sono tornando ai dati degli Stati Uniti, quindi lo shifting del canale dai department store alla parte online e i consumatori americani, il 61% farà shopping prevalentemente online per le festività 2020, utilizzando il PC, che è aumentato rispetto all'anno precedente, e utilizzando lo smartphone. Quindi il consumatore americano è più utilizzo del PC per fare lo shopping online,
Mediamente però, quindi guardo al cinese, lo smartphone invece è lo strumento principale. Che cosa abbiamo visto? Giusto per fare un po' di storia e poi andare alle conclusioni, che l'86% dei consumatori nel mondo ha acquistato online abbigliamento e accessori negli ultimi 12 mesi, quindi c'è stata una crescita rispetto all'anno precedente, una crescita un po' di quasi tutte le categorie, dove abbiamo però dei comportamenti molto molto spinti, come abbiamo visto, nel mercato cinese. Quindi lì addirittura la penetrazione è ancora più alta rispetto alla media globale, siamo sul 94%. Che cosa serve? Serve sempre di più lavorare invece sulla parte, se volete, del modello operativo, quindi sulla rapidità delle consegne, sulle condizioni di reso. La consegna rapida, affidabile, pur con tutte le difficoltà del caso legate all'emergenza sanitaria e alla riorganizzazione delle aziende di logistica, è uno dei fattori determinanti. Nel fashion cresce poi l'importanza dei social, non solo, quindi non guardiamo solo la parte finale della conversione del processo di acquisto, ma guardiamo anche la parte più a monte, l'engagement. L'abbiamo visto con le sfilate virtuali, con le decine e decine di milioni di consumatori e di buyer, di professionisti che hanno visto le Fashion Week o che hanno visto singole sfilate. Sempre di più social e influencer stanno diventando importanti per l'ispirazione all'acquisto. L'e-commerce, la notizia positiva soprattutto per legata alle nuove generazioni, quindi Gen Z e Millennials, l'e-commerce però non farà sparire i negozi fisici, ma ci sarà sempre di più questa ibridizzazione, l'omnicanalità, per cui soprattutto nelle nuove generazioni, e mi riferisco ai millennials, generazione Z, lo store rimane comunque il canale di acquisto preferito, però dovrà evolvere l'esperienza di acquisto. Questo perché si andrà magari di meno nel negozio fisico, ma si andrà in maniera mirata. Quindi grossa importanza anche alla localizzazione degli store, ma sempre di più alla tecnologia in store per dare un'esperienza e uno shopping esperienziale in linea rispetto al consumatore, dove i millennials e generazione Z sono, rispetto ad altre generazioni, molto più propense a dare informazioni di chi sono, cosa vogliono e che tipo di esperienza si aspettano, fino ad arrivare, e qui lo dico, è molto spinta in Cina ma anche in Europa, a dare informazioni sulla loro geolocalizzazione per poter ricevere poi in store delle offerte o un servizio mirato. Non torno sul tema mascherine e controlli per gestire questo momento di difficoltà, andrei invece su alcune, diciamo, notizie positive, dove il tema del brand, lo vedevamo prima a livello Italia, è importante. Quindi il Made in Italy, il brand italiano per i nostri millennials e generazione Z è ritornato ad essere uno dei temi preponderanti. Quindi ha scalato posizioni il fatto di compro italiano perché mi fido del Made in Italy nel brand rispetto agli anni precedenti, molto velocemente. L'ultimo tema, lo vedete qui sotto, si aspettano, come dicevo prima, di avere dei televendite preparati. Quindi è un tema importante in questo momento di difficoltà, anche di distanziamento sociale, ma secondo noi il fatto di fare un upskill anche nelle competenze della rete di vendita e delle televendite rimarrà uno dei trend stabili in futuro. Finisco con il tema del department store e poi vi do i tre messaggi principali che nascono dalle varie ricerche. Tutti sappiamo che prima dell'emergenza sanitaria, soprattutto negli Stati Uniti, i department store erano il format preferito, soprattutto per i prodotti fashion e luxury, per i prodotti italiani, anche delle nuove generazioni. La cosa che potrà aiutare è proprio il fatto di poter trasformare quell'esperienza fisica in un'esperienza diversa. Alcuni department store, penso a Nordstrom per esempio, avevano già iniziato a lavorare su questo. Non c'è dubbio che va fatta un'accelerazione importante lavorando proprio su un'esperienza seria omnicanale. Finisco con i tre messaggi principali.
che nascono dalle nostre ricerche. Quindi abbiamo, diciamo, un mondo diviso tra Asia Pacific e Middle East e il resto del mondo, dove la fiducia e gli acquisti, e soprattutto di moda, sono già ritornati e stanno ritornando ai livelli pre-Covid. Alcuni brand addirittura vanno a superare i livelli pre-Covid, quindi c'è una forte attenzione al prodotto made in Italy, alla qualità e ai valori che i nostri prodotti danno anche sui mercati internazionali. Sugli Stati Uniti abbiamo delle battute d'arresto legate all'emergenza sanitaria. Ora vediamo invece e vedremo la fiducia dei consumatori americani rispetto al nuovo cambio di presidente. C'è un tema importante però negli Stati Uniti, che è il ruolo del department store e l'evoluzione sempre più in un'ottica omnicanale, con un'esperienza che per forza dovrà essere diversa. Andando invece all'Europa, che sconta la mancanza di flussi turistici, si parlava prima, ma tutti abbiamo visto città vuote in Italia, ma non solo Parigi, Londra, quindi abbiamo un tema di forte caduta dei flussi turistici, di un'attenzione però maggiore del consumatore ai prodotti della propria terra. E quindi l'attenzione va data sia in termini di fare sistema, perché le imprese riescono, sono riuscite, riusciranno sempre di più facendo sistema, magari fare investimenti comuni su temi importanti come sostenibilità digitale, che sono per le nuove generazioni un mantra nel nuovo processo d'acquisto. Quindi messaggi spero positivi, cerchiamo di lavorare assieme e veramente di fare rispetto al passato sempre di più azioni collegiali e di sistema. Grazie. Grazie Erika.